Valutazione, valorizzazione e vendita. Sono tre le V fondamentali attorno alle quali ruota il mercato immobiliare, un mercato divenuto nel corso degli ultimi anni via via sempre più difficile. Passato da bene rifugio a vero e proprio asset finanziario, l'investimento immobiliare al pari di tutto il patrimonio necessita di una gestione prospettica, strategica, dinamica e che guardi al futuro. Quali sono quindi le leve che muovono le fondamenta di questo settore? Quali sono le prospettive future, ma soprattutto i fattori che possono influenzare su una sua ripresa? E infine, qual è il mercato italiano al quale stiamo facendo riferimento? Di questo e di molto altro parleremo nel corso della nostra diretta odierna, che è l'ottavo di un ciclo di appuntamenti con i professionisti di Advisor Professional che incontrano la community. Prima di ricordare i nostri canali di comunicazione vado a presentare l'ospite odierno. È qui con noi in studio Gerardo Paterna, blogger e consulente immobiliare, nonché autore del libro Comprare e Vender Casa. Buongiorno Gerardo. Buongiorno Lore, grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vi ricordo i nostri canali di comunicazione, potrete inviarci in diretta le vostre domande o tramite la nostra piattaforma Advisor Professional al di sotto della finestra di dialogo nella sezione commenti, oppure sempre nella sezione commenti durante la diretta sul nostro canale YouTube. Non andiamo però a togliere ulteriore spazio all'incontro di oggi, che è un incontro molto succulento, prima di andare a delineare un po' il quadro generale nel quale ci stiamo muovendo. Vorrei farti un'altra domanda, Gerardo. La prima domanda infatti che ti pongo è: stiamo parlando di mercato immobiliare, ma perché il mercato immobiliare è così importante quando si guarda all'assetto italiano? Beh, perché gli immobili in Italia valgono 8.000 miliardi di euro, perché 4.800 miliardi sono soltanto di patrimonio residenziale, perché il 92% del patrimonio immobiliare italiano è detenuto dalle famiglie, e quindi credo siano tre buone ragioni, no, che danno una risposta alla tua prima domanda. Assolutamente, percentuali molto alte quindi abbiamo detto. Se andiamo quindi a contestualizzare il quadro italiano all'interno di un quadro un po' più ampio di insieme, cosa possiamo dire? Dov'è adesso il mercato immobiliare e cosa è successo per arrivare al punto in cui siamo adesso? Beh, domanda complessa, quindi grazie per la domanda, si direbbe in questi casi. È un mercato che sicuramente ha vissuto un decennio provante, sotto pressione. È un mercato che oggi comincia a rivedere un po' di risalita nel numero di compravendite. Abbiamo avuto di recente, forse il primo trimestre di quest'anno, ha registrato un 4+43% ancora di diciamo, incremento delle compravendite, valori comunque molto lontani rispetto ai fasti passati. Siamo ancora comunque, diciamo, vicini ai valori degli anni 90, ecco, quindi abbiamo tanta strada da recuperare. Quindi il numero di compravendite in rialzo sì, ma valori direi ancora stabili. In alcuni casi ancora registriamo una leggera discesa, ok? E quindi diciamo che per quanto concerne proprio il valore unitario dell'immobile siamo ancora in una fase abbastanza depressa. Vedo questa slide che è sempre interessante, proprio che ci racconta un po' il mercato residenziale italiano in termini di fatturato, e come ben si vede siamo lontani dai 112 miliardi di euro del 2008, quindi insomma c'è una certa ripresa, ma insomma dobbiamo essere comunque, mantenere un atteggiamento neutrale senza lasciarci andare a troppo entusiasmo, anche perché poi è un mercato, questo attuale, in mano ai buyer, no? Ai compratori, che hanno una vasta scelta, ecco, di immobili. Quindi abbiamo tantissimi immobili sul mercato, pochissimi compratori disposti poi ad acquistarli. Quindi insomma il contesto mantiene le sue complessità, pur essendoci una nota rosa legata proprio a questo aumento delle compravendite. Assolutamente. Quindi abbiamo visto un po', vabbè, il quadro generale tu ce l'hai delineato in maniera molto chiara. Anche in questo caso a fare poi il mercato sono i compratori e i venditori, e effettivamente quali sono gli immobili che ci sono sul mercato, il quantitativo e il qualitativo anche. Nella nostra introduzione siamo partiti dicendo che il mercato immobiliare era partito un po' come bene rifugio, quindi un tempo era visto anche come un asset nel quale riporre la propria liquidità e lasciare lì, diciamo. Prima di arrivare a capire, a comprendere veramente l'investimento immobiliare, cosa significa in termini di investimento vero e proprio, quali sono le leve che vanno a muovere il settore immobiliare nel suo complesso, quindi quali sono quei fattori, quelle componenti che bisogna andare a valutare quando ci si trova a fronteggiare un investimento immobiliare. Beh sì, tu prima parlavi di beni rifugio, è anche diventato un bancomat di Stato, di fatto, perché sappiamo bene che i prelievi annui, ormai il prelievo fiscale annuo sugli immobili è di circa 50 miliardi annui, quindi sono una voce importante. Quindi sicuramente la prima valutazione in relazione all'immobile è proprio, diciamo così, l'impatto fiscale, questo è determinante. Poi è importante anche capire in che direzione, no, vogliamo, diciamo, andare ad investire, no? Se vogliamo acquistare, se vogliamo dismettere, perché comunque legato, diciamo, la sfida legata alla dismissione è anche, diciamo, connessa alla valorizzazione, perché è vero che abbiamo tanto patrimonio immobiliare, ma aggiungo anche tanto patrimonio immobiliare vecchio, ok? Perché le nostre città sono cresciute negli anni 60 a velocità, diciamo, piuttosto sostenuta, e quindi si è lasciato magari poco spazio al gusto estetico, alla qualità di costruzione, e di conseguenza i manufatti oggi necessitano, sia quelli pubblici sia quelli privati, di opere di ammodernamento significative. Perfetto. Dato che siamo andati subito sul tema della valorizzazione, riprendiamo un po' le tre V iniziali. Devo dire che questo concetto delle V piace a me, ma perché mi piacciono in generale i richiami di forma sintattica. Le tre V, valutazione, valorizzazione, vendita, abbiamo detto essere centrali per quel che riguarda il mercato immobiliare. Vado quindi a chiederti, prima di passare alla valutazione, andiamo a spiegare queste tre parole, cosa significano, cosa c'è sotto quando si fa riferimento al mercato immobiliare? Ma intanto delineano, diciamo, la via del profitto, ok? Perché la valutazione ci dà intanto il sentore di ciò che potrebbe essere, no? E quindi è la cosa sulla quale puoi costruire ogni tipo di argomentazione. La valorizzazione poi chiaramente è una voce anche lì da valutare in funzione della tipologia immobiliare, quindi anche lì parliamo di costi, parliamo di opportunità, quando andare a pensare a valorizzare, quando no. E di fatto poi legato alla vendita bisogna capire, non sempre è opportuno vendere, ci sono dei momenti in cui può essere utile in relazione a certi immobili, altri invece conviene magari tenere e fare discorsi diversi. Assolutamente, allora vabbè, qui proprio mi hai lanciato un assist. Io non me ne intendo di calcio, però siamo in periodo mondiale, sì, quindi è più che mai pertinente come cosa. Abbiamo detto valorizzare, vendere. Come si combinano queste due cose? Prima valorizzo e poi vendo? Prima vendo e poi valorizzo? Non valorizzo? Dipende. Cosa faccio? Ecco, dipende un po' dagli obiettivi di medio periodo. Quindi se sono nella fortunata condizione di avere, diciamo, un patrimonio immobiliare, è importante andare a creare degli scenari, no? E quindi dire, ok, l'immobile A è un immobile che si presenta bene, ha retto, no, il tempo, quindi può essere magari messo a reddito, oppure ha retto poco al trascorrere del tempo, ma si presta magari ad un'operazione di trading o magari di maquillage, no, di ammodernamento, per poter poi essere rivenduto con un giusto margine. Oppure ci può essere il caso di un bene che merita magari di essere mantenuto, ma siccome i beni costano, anche se sono lì, una volta si diceva che il mattone non mangiava, ma in realtà mangia tutti gli anni, ma potrebbe essere utile anche intraprendere una strategia legata alla locazione, poi di medio periodo, di lungo periodo è da vedersi anche in funzione dell'immobile, e poi c'è il caso più sfortunato, quegli immobili che praticamente vanno venduti per forza, perché magari non c'è più la convenienza così ad un ulteriore investimento, no? di equity, certo. Ecco, e quindi sono casi in cui è necessario vendere, e lì, ahimè, l'unica leva che c'è su una certa tipologia di immobile è proprio il prezzo, e da lì non si scappa. A proposito, quindi, ti faccio subito una domanda che potrebbe interessare soprattutto chi si trova tra le mani un immobile e deve decidere come disporne, cosa farne, se vendere oppure no. Quando si parla di un immobile, quali sono le fonti di guadagno, le fonti di profitto che possono essere ottenute da questo immobile? Nel senso, noi abbiamo detto la convenienza o meno del vendere in un determinato periodo oppure in base a un orizzonte temporale. Quali possono essere le altre fonti di guadagno dell'immobile? Sì, può essere sicuramente la locazione, che è una strada percorribile. Non dimentichiamo che il trend delle locazioni è di fatto un'industria in costante crescita. Stiamo parlando di grosso modo 1,5 milioni di contratti di locazione registrati ogni anno, stiamo parlando di 4,5 miliardi di euro di canoni di locazioni legati al residenziale, quindi vuol dire c'è un indotto molto interessante, un mercato in crescita, soprattutto per le generazioni nuove che magari non riescono ancora ad arrivare potenzialmente all'acquisto, quindi la locazione può essere una destinazione interessante per un immobile che magari abbiamo lì e in qualche modo consuma anziché produrre. Il secondo ambito proprio riguarda magari la possibilità di frazionare un bene, quindi dividerlo in due immobili più piccoli, magari più vicini alle esigenze di quel mercato di zona e quindi vendere, oppure semplicemente di ammodernare un immobile e poi procedere alla vendita, considerando che chi ha la fortuna, torno a dire, di avere già patrimonio immobiliare alle spalle, probabilmente ha fatto acquisti in epoca remota, magari in lire, magari li ha ereditati e di conseguenza non deve sobbarcarsi del costo di acquisto e della ristrutturazione, quindi vuol dire il bene c'è già, magari è già pagato e di conseguenza con magari un piccolo investimento economico è possibile poi così tirare fuori il giusto margine. Ecco. Perfetto. Ti interrompo solo brevemente perché ci è arrivata una domanda di Carlo Zanni che dice la crisi ha cambiato sicuramente il mondo del mercato immobiliare, come è andata a cambiarla e come ci si trova adesso ad affrontare queste problematiche? Carlo, hai sollevato un coperchio interessante. Beh sì, questa crisi sappiamo tutti che non è una crisi immobiliare, ma è una crisi economica internazionale. In realtà ha sconvolto un po' tutte le carte sul tavolo, perché una volta l'approccio all'acquisto di casa era, per così dire, un punto di arrivo, oggi un sogno per le generazioni diciamo più giovani, ed è un incubo per chi si è avvicinato magari con un mutuo trentennale ad acquistare casa nel 2005, 2006, 2007. Ecco, quindi sicuramente la crisi ha scombinato molto le carte in tavola, l'immobile rimane sempre centrale nell'economia del nostro paese, c'è la possibilità decisamente di fare ancora investimenti immobiliari, di trarre il giusto profitto, ecco, di valorizzare, quindi vuol dire avere immobili comunque è oggi un problema dal punto di vista fiscale, ma è un problema gestibile, però sono cambiati alcuni assunti, ecco, quindi abbiamo pochi compratori, quindi il prezzo la fa da padroni e il concetto di valutazione, poi magari vedremo quando esatto, ecco, più avanti, è fondamentale per non perdere tempo, perché oggi abbiamo tanti immobili sul mercato da più di un anno e mezzo, e voglio dire, quando un immobile è da così tanto tempo sul mercato è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Assolutamente. Lascerei un attimo la parte valutativa, diciamo così, entriamo un pochino più nelle technicalities, nella sì, parte più di tecnicismi. Quindi parlando di mercato immobiliare, i requisiti minimi di sicurezza da rispettare quando si parla di investimento immobiliare, di immobili in generale, quali sono? Ma sicuramente facciamo un discorso quindi non da proprietari di immobili, ma un discorso da terzi, esatto, quindi ok. Sicuramente è importante avere un obiettivo, capire cosa si vuole, no? Se si vuole fare un investimento e con quale finalità. Compro casa per andarci a vivere, compro casa per metterla a reddito, no? Oppure vendo perché ho esigenze di tipo diverso. In ogni caso l'obiettivo è fondamentale, quindi scriverlo su un pezzo di carta bianca, perché non si può più andare a spanne, okay? Poi nell'ipotesi di acquisto dico attenzione all'indebitamento, Io tendo sempre a essere così, anche se i tassi sono bassi, dico occhio ai debiti contratti per l'acquisto di immobile o per finanziarsi l'eventuale ristrutturazione. Quindi, e terzo elemento importante, valutare bene l'impatto fiscale. Questo sì, perché poi il rischio è quello di trovarsi, no, dopo aver acquistato, con diciamo, sorprese poco gradite, per cui per esempio se si fa un acquisto in un'ottica di compro per mettere a reddito, quindi in un'ottica di locazione, magari valutare già da subito gli scenari, no, fiscali, quindi dire ok, acquisto ma affitterò per esempio con la cedolare secca, no? Certo. O affitterò questo immobile a canone concordato, e quindi fare già una valutazione di insieme proprio per evitare poi sorprese dopo. Quindi quello che dicevamo prima, sempre valutare in un'ottica prospettica di medio-lungo periodo, mai l'acquisto di pancia, che soprattutto di questi tempi non è la scelta, diciamo, più accurata. Negli ultimi 5 anni acquisti di pancia ne ho visti pochi. Vero? Sì. A tal proposito, quindi, stiamo parlando comunque di un ambito molto tecnico dove i fattori da andare a considerare sono molti, differenti e spesso anche di difficile valutazione, non solo in termini di valutazione effettiva delle proprie disponibilità e di quanto si sta andando ad acquistare, ma anche di mercato al quale ci si affaccia. A proposito, quindi, ti chiedo, esiste una sorta di consulente immobiliare che possa arrivare a, diciamo, sciogliere un po' questi nodi? E soprattutto, quali devono essere i requisiti del consulente immobiliare tipo? Quindi quali skills deve avere assolutamente un consulente immobiliare per far sì che si eviti di cadere in errore, come dicevamo prima? Sì, ma esiste, non è un animale mitologico, non è un unicorno. Sì, agente immobiliare o consulente immobiliare, no? In ogni caso è una figura professionale, no? Che attraverso il suo agire determina, no? Una serie di accadimenti, quindi al di là poi delle etichette, consulente immobiliare deve essere una persona che innanzitutto porta in dote reputazione. Quindi che tipo di reputazione ha sul mercato, nel contesto dove opera, e le competenze vengono dopo, no? Perché la competenza si può acquisire, certo. Sulla reputazione bisogna fare un lavoro diverso, no? E soprattutto essendo il settore immobiliare sempre stato, diciamo così, foriero anche di tante persone che sono improvvisate, direi che questi sono i due elementi principi, quindi reputazione da un lato, competenza dall'altra, discrezione, perché poi quando si ha a che fare con la gestione di un patrimonio, no? Terzo, bisogna fare attenzione, e che ci sia una buona cultura generale, no? Prima che professionale, cultura generale, quindi sono aspetti quasi più, no? Se vogliamo, umanistici, no? Che tecnici. Anche perché come cambia il mercato, come cambia l'approccio dell'investitore al mercato stesso, deve cambiare necessariamente anche la figura del consulente, guardando il mercato a cui fa riferimento e sì, guardando anche la tipologia di clientela, le necessità e le paure che probabilmente, correggimi se sbaglio, le paure di oggi sono diverse rispetto alle paure che c'erano una volta. Assolutamente, sono tante, sono variegate e ogni giorno ne nasce una nuova, ecco. Quindi assolutamente per il consulente avere così visione, capire gli scenari, aiuta anche a porsi nei confronti del cliente in modo sincero, autentico, ma rassicurante. Assolutamente. Prima di passare alle eventuali sinergie che un consulente immobiliare può avere magari con altri professionisti di settori che non citeremo, ma che diciamo che possiamo capire di chi stiamo parlando. Tu prima hai fatto il parallelismo tra consulente e agente. Allora, abbiamo detto che in termini concreti poco cambia. Effettivamente cambia qualcosa? No, quando si parla di consulente, agente, no, immobiliare? Non cambia nulla, si tratta semplicemente di così, nell'accezione popolare, parlare di agenti immobiliari ci riconduce magari alle figure legate alle parodie cinematografiche, no? di Carlo Verdone, no? In Gallo Cedrone, o del bravo Marco Giallini in Posti in Piedi di Paradiso, quindi questo agentone immobiliare che deve vendere a tutti i costi, ma è sempre un po' improvvisato, col calzino bucato, no? Con le bollette che non riesce a pagare. Ecco, questa diciamo è un po' l'accezione generale, a volte meritata, devo dire, a volte no. C'è stato nel corso degli anni, no? Un cambio di etichetta, no? Quindi da agenti ci si è presentati come consulenti per così, no, dare una sensazione di maggior credibilità ed autorevolezza, che doveva già esserci comunque prima. Quindi certo, diciamo che nei fatti agente o consulente, purché sia un professionista competente e con reputazione, diciamo a poco cambia. Okay. Quel che conta è la sostanza, insomma. Sempre, quindi, come sempre, come sempre. Invece, sempre di consulente si tratta, ma questa volta è un consulente finanziario. Quale deve essere l'interazione, diciamo così, ideale e sinergica per far sì che consulente finanziario e consulente immobiliare possano collaborare al fine di ottenere il meglio per la clientela? Prima di tutto ti chiedo, a livello di scenario una cosa del genere attualmente accade? La si rileva oppure siamo ancora un po' indietro coi lavori, diciamo, nella relazione tra consulente immobiliare e finanziario? E in secondo luogo ti chiedo appunto qual è il modo migliore dei due per collaborare, per arrivare poi a un fine comune. Certo, certo. Beh, sicuramente siamo ancora, diciamo, ai primi passi, ecco, di questa relazione. Diciamo che le categorie si stanno conoscendo, okay? Iniziano adesso, esatto, a frequentarsi. Esatto. Cominciano a frequentarsi, sì. Okay, in modo sporadico, ma c'è una certa frequentazione. Le sinergie e le opportunità sono, direi, palesi, no? Sono molto importanti, significative, perché comunque di qua abbiamo un consulente finanziario che ha a che fare con persone, con patrimonio, e moltissime volte, nel 99% dei casi, anche patrimonio immobiliare che spesso diciamo, produce problemi da affrontare. Dall'altra parte abbiamo il consulente immobiliare, no? Che non vuole altro che entrare in relazione con, no, i grandi proprietari di immobili, quindi diciamo che la sinergia con il consulente finanziario è auspicata e va sicuramente costruita però su canoni anche etici e di interazione condivisi, sapendo nell'ambito di questa relazione che chi guida in questo caso è il consulente finanziario, perché è lui che ha il rapporto fiduciario col cliente. Quindi consulenti finanziari, guardate con attenzione, coinvolgete gli agenti immobiliari e i consulenti immobiliari, ma fate una selezione attenta, sapendo che al di là delle competenze e delle soluzioni che possono portare, siete un po' voi al timone di questa nave, perché la relazione fiduciaria con i proprietari di fatto l'avete voi. Più che altro per anche quello che dicevamo prima, perché un investimento immobiliare deve essere sempre considerato in un'ottica di insieme, quindi il consulente finanziario può avere un pochino più la visione di insieme su qual è la condizione complessiva, finanziaria e patrimoniale del soggetto, rispetto al consulente immobiliare che invece nel momento in cui ci si trova a dover decidere piuttosto che a entrare sul mercato, può effettivamente dare indicazioni su quale sia il momento più opportuno e quale sia lo strumento più conveniente, esatto, più idoneo. A questo punto quindi stiamo andando nell'ambito della consulenza. Io consulente finanziario, per quanto non sia magari un consulente particolarmente esperto in ambito immobiliare, che posso essere comunque preparato ma magari non in maniera così approfondita, mi trovo davanti a un cliente che ha all'interno del suo patrimonio degli investimenti immobiliari piuttosto che ha intenzione di porsi sul mercato immobiliare. Ti chiedo quindi, anche in base un po' alla tua esperienza, confrontandoti direttamente con consulenti e finanziari e immobiliari, quali sono le principali domande che si pone la clientela? Me ne vengono in mente alcune che possono essere, non so, io ho da parte un gruzzoletto di liquidità, cosa faccio? Mi colloco adesso sul mercato o aspetto un attimo? Viceversa, io ho una necessità di liquidità, cosa faccio di un immobile che magari attualmente io non utilizzo? Lo metto sul mercato oppure no? E ancora la domanda che ci facevamo prima, ovvero nel caso in cui volessi andare sul mercato con il mio immobile, prima lo metto a posto, lo ristrutturo, quindi ci faccio un investimento al fine poi di migliorare ulteriormente il profitto che otterrei dalla vendita, oppure lo vendo così com'è e me ne lavo le mani. Ecco, sì. Volevo un attimo capire quali sono le principali problematiche, le principali questioni della clientela e quali sono le principali risposte che il consulente dovrebbe dare a un cliente in questo ambito. Quindi una domanda un pochino più di carattere generale, sì, di ampio spettro. Beh, direi che ogni caso è un caso a sé stante, evidentemente, però è vero, sono domande concrete e realistiche, quindi ho bisogno di liquidità, devo vendere. Partiamo da un presupposto, però bisogna capire la reale esigenza di liquidità, no? Quindi ho bisogno di liquidità entro quanto tempo, perché? Perché l'immobile non si vende in 2 giorni, no? Al di là delle promesse di più ottimisti, ecco, quindi gli immobili si vendono in mesi, no? Se si è bravi, no? E poi serve anche così un pizzico di fortuna dai, che ci dà, no? In mezzo a questi numeri tiriamo fuori anche l'elemento mistico, no? della fortuna, quindi anche lì pianificare con attenzione, perché magari potrebbe essere il caso di approvvigionarsi diversamente rispetto ad una vendita forzata di un bene che magari non trova riscontro nell'immediato e che per essere venduto voglio dire poi deve scontare fisicamente una grossa penalità sul prezzo, e non rendiamo un servizio sicuramente al cliente. Ho una disponibilità in tasca, vorrei investire, beh, lì il consulente finanziario conoscerà l'equilibrio di portafoglio del proprio cliente, quindi saprà consigliare. Di certo, da un punto di vista squisitamente immobiliare, oggi i valori sono veramente ai minimi storici, c'è tantissima offerta, e di conseguenza forse per acquistare può essere un momento interessante, facendo sempre attenzione però al debito. Teniamo il debito basso, quindi anche se vogliamo ricorrere al debito, ma specialmente se parliamo magari anche di una seconda casa che non è più un investimento ma un vezzo, ecco, teniamo sempre... potrebbe essere già una tematica molto interessante. Esatto, sì, a volte sì, solitamente chi ha a che fare con quel tipo di clientela, l'esigenza di prima casa è già affrontata, ecco, magari c'è già la seconda e si pensa alla casa al mare, esatto. Ecco, quindi questo è chiaramente, questo è uno dei casi tipici degli acquisti di pancia, no? Ho la disponibilità e compro perché mi piace, non c'è dietro un ragionamento legato all'investimento, quindi se parliamo di seconde o terze case non parliamo più di investimento, ma semplicemente voglio godermi la vita acquistando questo bene, quindi l'investimento lo accantoniamo. Non andiamo a farci dei debiti per comprare la seconda o terza casa, ecco, debiti rilevanti, quindi se ho delle disponibilità magari posso decidere di impiegarle, magari con l'apporto di una piccola quota di mutuo, ma andare a fare così, aprire posizioni debitorie su terze, seconde case al mare potrebbe non essere così saggio, ecco. Poi chiaramente sulla vendita legata alla valorizzazione, anche lì ogni immobile ha la sua storia, ogni immobile è collocato in un mercato che ha caratteristiche proprie, per cui ogni storia è una storia a sé. Certo che la valorizzazione, quindi evidentemente la possibilità di trarre, no, un vantaggio economico supplementare, bisognerebbe considerarla sempre quando abbiamo magari immobili un po' datati, immobili che magari sono particolarmente grandi in zone dove sono richiesti magari i bilocali, e io mi ritrovo un 5 locali da 120 metri, forse potrebbe essere interessante fare una valutazione di frazionamento, ecco, per esempio, ma non è Bibbia, diciamo che caso in caso va visto. Ti sottopongo una domanda che ci è appena arrivata. Ha ancora senso considerare l'investimento immobiliare ai soli fini speculativi? Beh, sì, perché se non devo ricorrere al debito, siamo sempre lì, se non devo ricorrere al debito, io ho già il 50, 60, 70% delle disponibilità economiche, oggi è possibile acquistare a prezzi molto bassi a libero mercato. Non dimentichiamo che poi c'è un mercato parallelo di cui si parla ogni tanto sui giornali, che è il mercato delle aste immobiliari, dove ci sono tantissimi immobili e ce ne saranno sempre di più in vendita, esatto, dove è possibile andare a comprare anche al 30% meno rispetto ai valori attuali di mercato che sono già bassi. Quindi se voglio fare un'operazione di flipping cosiddetta, quindi compro per così valorizzare e rivendere, lo spazio c'è in determinati mercati. Diversamente, se voglio impiegare i miei capitali per acquistare immobili da mettere a reddito, abbiamo detto prima, l'industria della locazione è sicuramente in crescita, quindi sì, assolutamente il momento è giusto per poter fare questo tipo di investimenti. Perfetto, benissimo, quindi pian piano stiamo andando nella giusta direzione, certo, diciamo così, dopo anni in cui diciamo che non si vedeva la luce, stiamo andando verso la direzione in cui il mercato immobiliare torna effettivamente a dare convenienza all'investimento e dare anche un pochino più manforte all'investimento, dato che prima sì, era passato un po' in secondo piano. Cambierei un attimo argomento, più che argomento panoramica, e poi capiremo perché parliamo di panoramica. Mentre parlavamo, ovviamente centrale è la tematica del prezzo, quindi valutare il rapporto tra compratori e venditori, disponibilità effettive e tariffe che ci sono sul mercato. Individuare un prezzo corretto di acquisto di un immobile, correggimi se sbaglio, è abbastanza difficile, nel senso il mercato immobiliare è ampio, variegato, e quindi arrivare a decidere, a capire se quel determinato prezzo sia congruo o meno per l'immobile che stiamo valutando potrebbe essere un filino complicato. In questo sicuramente intervengono i consulenti immobiliari, che riescono ad avere una visione di insieme più completa, ma a dare manforte, diciamo così, ai consulenti immobiliari potrebbe essere la tecnologia. Quindi assolutamente sì, 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 l'utilizzo dei dati, il capire, l'analisi del mercato. Sì. Come interviene la tecnologia nel settore immobiliare? Sì, intanto se posso rubare 30 secondi per una nota sulla valutazione immobiliare. Allora, il mio vicino ha venduto a X, quindi la mia casa è più bella, non è una valutazione immobiliare. Il mio amico che ha comprato 6 mesi fa in un posto più brutto e quindi la mia vale di più, ecco, non è una valutazione immobiliare. Diffidate dai consulenti immobiliari che arrivano nell'immobile e spannometricamente sull'uscio di casa si guardano intorno e dicono ma più o meno vale questo, non è una valutazione immobiliare. La valutazione immobiliare è innanzitutto un report di stima scritto, che si basa sicuramente sulla domanda esistente in quel momento sul mercato, ma soprattutto sul compravenduto che c'è stato negli ultimi mesi, perché poi sono le compravendite che sono quelle rilevanti, non sapere che ci sono X immobili in vendita. Quello serve per capire quanta concorrenza abbiamo, no? Quando andiamo ad immettere il nostro immobile sul mercato. Però il valore si determina proprio sulla base di ciò che è stato venduto in quel momento sul mercato, quindi immobili che siano vicini per caratteristiche al nostro, non dimenticando che poi ogni immobile, anche sullo stesso piano, stesse condizioni, può avere decisamente valori diversi. Tecnologia, big data, oggi ci sono strumenti che sono significativi. Per esempio c'è una startup che ormai non è più tanto startup perché hanno festeggiato i 150.000 report di valutazione di Torino, che per esempio è Agent Pricing, che proprio raccoglie, no, questi dati dal web, ha creato anche una banca dati di immobili, quindi di compravendite vere, ed è in grado di in pochi secondi di dire guarda che questo immobile, sulla base dell'informazione che mi hai inserito, trova riscontro su quel mercato lì, e quindi ti fornisco un valore minimo e massimo realizzabile. Utility dedicate ovviamente ai consulenti immobiliari, quindi insomma, bisogna valersi sempre delle professionalità, non dimenticando però che nell'ambito della valutazione, cosa importante, è la sensibilità del valutatore, perché anche i numeri più meticolosi eccetera eccetera in qualche modo poi vanno corretti. Parlando di tecnologie, vedevo prima in sovraimpressione andava un altro video, no, che riguarda proprio la presentazione degli immobili, quindi la tecnologia che ha cambiato, no, il modo di proporre gli immobili attraverso per esempio le visite virtuali. Questa è un'altra fantastica startup che è Realistico, che stanno facendo veramente la rivoluzione tra i professionisti immobiliari, perché presentare gli immobili in questo modo sicuramente così certo. Fornisce un servizio di valore a chi deve vendere casa, ecco. Quindi la tecnologia sta giocando un ruolo molto importante oggi nella compravendita immobiliare ed è un tema che ho affrontato anche nel mio libro Comprare e Vendere Casa, luoghi comuni, protagonisti e verità di un mercato in continua evoluzione, e guarda caso è in vendita. Ecco. No, bisogna dirlo, perché poi magari uno dice ah, ha scritto un libro ma chissà, magari in vendita, se si compra, si può comprare. Adesso ti faccio un'ultima domanda, ci mancano una decina di minuti prima della nostra fine, forse qualcuno in meno. Abbiamo affrontato diverse tematiche, l'ultima delle quali il mercato, l'inserimento della tecnologia all'interno del mercato immobiliare, la figura del consulente immobiliare parallela alla figura del consulente finanziario. Noi però ricordiamo, anche come rispetto a quando siamo partiti, che ci muoviamo all'interno di un mercato italiano, quindi un mercato in cui il consumatore e il risparmiatore, l'investitore, partono da un'ottica dove la casa era il bene intoccabile che tutti dovevano avere, a magari un mercato che si è evoluto proprio nel corso degli ultimi anni. Quindi vorrei chiederti a te che ti trovi a agire direttamente sul mercato italiano, quali sono le peculiarità del mercato italiano, dell'investitore italiano e dell'acquirente italiano, quindi in che mercato ci si sta muovendo? Ah sì, un mercato sicuramente con tante luci e con tante ombre, un mercato in cui l'acquisto di casa, l'acquisto di prima casa non è un diritto costituzionale, per cui la locazione è una sana alternativa, perché nel momento in cui devo accanirmi, come facevano mio papà, i miei nonni, eccetera, eccetera, nell'acquisto di casa, ma devo sottopormi ad un mutuo trentennale e quindi a rinunciare alla vacanza, a rinunciare, voglio dire, alla pizza nel weekend e ancorarmi e sapermi ancorato per 30 anni in un mercato del lavoro che oggi ci sposta continuamente in una località, sicuramente bisogna pensarci con grande, grande attenzione, perché la qualità di vita viene prima di ogni investimento. Quindi acquisto prima casa, ricorriamo all'indebitamento sì, ma con moderazione, non rinunciando alla nostra qualità di vita. Acquisto di beni diversi per investimento, diciamo che abbiamo già risolto evidentemente l'acquisto di prima casa e quindi insomma saremo in grado di affrontarlo con diversa serenità, sapendo che dovremmo guardare gli immobili con un occhio diverso rispetto a quello dei nostri genitori, no? Perché esatto, oggi si parla esatto. di millennial, i millennial che non comprano, eccetera, eccetera. Sono stato ad un convegno di recente dove c'era un giovane imprenditore, sempre legato alle tecnologie innovative, parlava di blockchain, che dice sì signore, voi state dicendo i millennial non comprano, noi compreremo anche se avessimo reddito, se avessimo... Quindi qui apriamo anche un'altra, diciamo così, un'altra finestra, no? Dove il rischio qual è? Quello di distorcere un po' la verità, perché è vero che il giovane oggi non acquista casa come i nostri genitori e nonni, il mercato è cambiato e le valutazioni da fare sono diverse. È anche vero che la ripresa del mercato immobiliare è necessariamente legato anche all'indotto economico che gira intorno, quindi se ci sono prospettive di occupazione, crescita economica, stabilità, è chiaro che c'è anche una maggiore fiducia e una propensione all'acquisto. Se, voglio dire, l'indeterminatezza, no, rimane una costante della nostra economia, il nostro mercato immobiliare, che ricordiamo è un'eccezione rispetto ai mercati europei che si sono già ripresi e sono già cresciuti sia in termini di compravendita ma anche di prezzo, il nostro è in continua stagnazione. E non dimentichiamo che il sistema di portali cappeggiato da Zillow negli Stati Uniti, che è una grossa, no, azienda, una grandissima immobiliare.it, prevede la prossima recessione immobiliare negli Stati Uniti nel 2020. Ecco, quindi dico, noi non siamo ancora usciti da questa e già dovremmo pensare che magari nel 2022 potremmo ricadere in una situazione analoga. Quindi anche la politica deve svolgere un ruolo importante per far recuperare slancio al settore immobiliare. Mi hai anticipato infatti nella domanda poi conclusiva, intanto sono arrivati i complimenti che poi che ti farò leggere in diretta. Grazie. La mia domanda sarebbe stata proprio in un'ottica futura, quindi se noi guardiamo oggi al mercato immobiliare nel futuro, proprio per quello che hai detto tu, il cambio di condizioni di mercato, il cambio degli acquirenti, che è un cambio non solo di decisione personale o in termini di valutazione del proprio patrimonio, ma anche di società nella quale ci si trova ad agire e disponibilità effettive legate al costrutto economico più che alla volontà personale, quindi l'ingresso dei millennials e di una fascia, diciamo, di popolazione che si sta introducendo ora al mercato del lavoro forse in ritardo, senza il forse, un po' più avanti rispetto a quello che succedeva prima, quindi anche le disponibilità concrete arrivano poi più avanti. Quindi volevo proprio chiederti nel futuro come vedi il mercato immobiliare e soprattutto, riconducendoci anche all'ultimo argomento trattato, la tecnologia come può andare in qualche modo a facilitare quello che è l'acquisto futuro da parte degli acquirenti, che possono essere magari i millennials, che abbiamo visto a una panoramica tipo quella precedente, possono essere più interessati anche per questioni di mancanza di tempo, piuttosto che lontananza, piuttosto che distanza, quindi in un contesto dinamico. Sì, ma la tecnologia sicuramente potrà giocare un ruolo fondamentale, ma come dire, gioca un ruolo di secondo piano, no? Nel senso che è un acceleratore, è uno strumento che nel contesto digitale può accelerare dei processi, quindi può aiutarci a collezionare dati, a capire meglio il mercato, ad avvicinare domande ed offerta, a rendere certe determinate pattuizioni, parlo anche di blockchain, ecco, pur essendoci in Italia un sistema del notariato che è assolutamente solido e che garantisce tutti, però è tecnologia, voglio dire, che sta arrivando, quindi insomma la tecnologia giocherà un ruolo sempre più stravolgente. Il futuro dell'immobiliare è un futuro dove avremo un patrimonio nel tempo sempre meno frazionato e più concentrato, magari in mani di grossi investitori. Sta accadendo in Germania, per esempio, dove ci sono due società che hanno 300-400 mila immobili residenziali in proprietà. In Italia non ci sono ancora, perché abbiamo ancora problematiche legate proprio alla fiscalità e soprattutto, soprattutto anche al fatto dell'occupazione degli immobili. Quindi insomma cambierà però anche in Italia. Si parla di coworking e quindi di valorizzazione di determinati stabili per creare spazi dove andare a lavorare, dove fare networking. Si parla di co-housing, si parla di residenze anche dove invecchiare, quindi e dimentichiamoci l'ospizio, che queste residenze tristissime, e abituiamoci magari all'idea di villaggi dove anche la persona anziana possa invecchiare con le sue cose, in un contesto servito e in compagnia di altri esseri umani senza camici bianchi. Ecco, quindi il mercato immobiliare sta andando in quella direzione e, voglio dire, quindi ogni attività di investimento, di dismissione deve tenere conto di queste nuove tendenze. Perfetto. Io direi che abbiamo illustrato un po' il mercato in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, andando a toccare anche diverse classi d'età, come abbiamo visto adesso, quindi non solo guardare al futuro con le generazioni future, ma anche guardare al futuro con le generazioni passate, che sanno cosa voglia dire un mercato immobiliare in cui effettivamente c'era gran convenienza a collocarsi, e che hanno poi vissuto magari un periodo un pochino più di rallentamento, qual è stato quello degli ultimi anni. Quindi io vi ringrazio per aver partecipato alla trasmissione, sicuramente ringrazio te, Gerardo, per l'intervento. Grazie a voi, grazie a voi. E vi ricordo il libro di Gerardo, Comprare e Vender Casa, e vi invito eventualmente a inviarci le vostre domande in un secondo momento, alle quali provvederemo poi a dare risposta o a ampliare ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni. Quindi grazie e restate sintonizzati su LiveBlog.